Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Questa puntatona parleremo di come si fa a scrivere racconti di fantascienza seguendo il format della mitica rivista Amazing Stories. Punto 1. Scegliete una radice di fantascienza, nel link che trovate in descrizione di YouTube sarete proiettati alla directory delle radici di fantascienza, dove sono raggruppati per ordine alfabetico tutti gli autori di Amazing Stories, Wonder Stories, Higher Wonder Stories, e Science Wonder Stories e Wonder Stories Quarterly, che per primi hanno discusso di un importante argomento di fantascienza, ma poi autori successivi ne hanno palesemente scopiazzato il tema. Come potete vedere dalla lunghissima directory, i temi di fantascienza che furono, diciamo, inizializzati per primi da questi autori sono tantissimi, ormai praticamente dimenticati, ma in realtà furono loro i primi a parlare di tutta questa serie di argomenti che poi successivamente furono scopiazzati, permutati, modificati, remixati e quant'altro. Scegliete una favola oppure un argomento della favola da permutare, oppure scegliete una legge fisica, biologica, chimica, insomma una solida base scientifica che faccia da sfondo e da motore della favola, e su questo costruiteci appunto una storia. Erano ammesse anche pratiche scientifiche sperimentali che, pur essendo nuove ed innovative, pur non avendo una solida base scientifica, erano però delle best practice capaci di permettere e garantire un qualche risultato scientifico. Sono totalmente bandite nelle favole di Amazing Stories, Wonder Stories dell'epoca di Hugo Gernsback, delle fantasticherie fantasy, oppure invenzione di leggi fisiche non note, oppure ancora peggio, immaginare leggi fisiche che siano contrarie alle conoscenze scientifiche oggi note. Come ad esempio, immaginare che esista in una galassia lontana lontana un pianeta con una gravità inversa, ossia dove le cose, invece di cadere per terra, volino via nello spazio profondo. Ecco, di queste cose qui non c'è spazio in Amazing Stories e Wonder Stories se uno vuole scrivere come Amazing Stories e Wonder Stories, seguendo praticamente la traccia degli autori che scrissero su queste importanti riviste. Progettate la favola in modo che ci sia un inizio, uno sviluppo e ovviamente un finale. Attenzione però che il finale deve essere inteso nel senso che può essere un esito positivo, un esito negativo oppure anche un esito aperto. L'importante cioè che ci sia una sorta di conclusione o pseudo-conclusione nella favola. La caratterizzazione dei personaggi in un racconto deve essere minima, scrittura asciutta, e utilizzate sempre i dialoghi con frasi e gesti dei personaggi, in modo che questa combinazione di frasi e gesti dei personaggi facciano emergere le caratteristiche fondamentali dei personaggi principali, che poi a vostro giudizio saranno quelle caratteristiche strumentali necessarie allo svolgimento della vostra favola. Potete usare la prima persona, la terza persona, un narratore interno, un narratore esterno, fa lo stesso. Purché, ecco, il narratore non deve essere onnisciente. Sono ammessi nell'intreccio l'uso del flashback, flash forward, cliffhanger, discorso diretto, quanto il discorso indiretto libero.
Un'altra cosa, costruite un'immagine che rappresenti il vostro racconto e ponetela sempre all'inizio del vostro punto, la vostra opera, in modo che l'immagine stessa faccia da un po' da incipit e rappresenti quindi il vostro racconto di fantascienza. Se volete potete anche scrivere qualche riga di presentazione del vostro racconto, che sia una sorta di trailer, che sia sotto praticamente l'immagine di presentazione del racconto. Il vostro trailer deve invogliare il lettore a leggere, deve essere corto, sintetico, però soprattutto non deve svelare niente chiaramente della favola. Ovviamente il racconto un tempo sui modelli, i format di Amazing Stories, i racconti erano lunghi, anche 12, 13, 14, 15 pagine, a volte anche di più, a volte erano talmente lunghi che venivano spezzati in parti, parte 1, parte 2, parte 3, e quindi praticamente il concetto di racconto un tempo su Amazing Stories, Wonder Stories, era più, diciamo, oggi sarebbe più vicino al concetto di libro e quindi di un'opera molto corposa. Però diciamo che voi potete anche scrivere un racconto corto, che tanto va bene lo stesso, poi lo stampate in PDF, vi apponete la licenza di Creative Commons e quindi avete già un libro digitale che, pur non essendo un libro, però in forma digitale ne acquisisce tutta praticamente la rappresentatività. Ok, spero che questo brevissimo corso di scrittura creativa, seguendo diciamo la clonazione del format di Amazing Stories, vi sia piaciuto. Un saluto, ciao, alla prossima.